Secondo una dottrina cosmogonica greca, l'acqua viene considerata l'elemento primordiale dell'universo e quindi un elemento che indica comunque la vita nel suo fluire. L'Aniene nasce su Monte Tarino e lì ha scavato una profonda valle stretta che poi sfocia a Subiaco e prosegue verso Roma. A Subiaco, come sappiamo, San Benedetto istituì la sua regola. Questa valle, costellata di piccoli eremi, un tempo veniva chiamata Valle Santa. Questa chiesa nasce intorno a questo masso che noi oggi vediamo e appunto per custodirlo. La tradizione narra che Benedetto all'incirca nell'anno 520 più o meno, passando per Roiate, non fu accolto dalle guardie per timore probabilmente della peste e probabilmente avvicinandosi la notte fu costretto a trovare riposo su questo masso. Narra appunto la tradizione che San Benedetto abbia lasciato l'impronta del proprio corpo su questo masso. Narrano le persone più anziane che nelle occasioni di eventi piuttosto catastrofici, quindi quali terremoti, guerre, questo sasso nel calco dell'impronta corporea trasudi. Narrano sempre testimonianze storiche che questo trasudo fu fatto esaminare, e fu fatto analizzare e ha risultato essere sudore umano. Gli affreschi che noi vediamo all'interno di questa chiesa raccontano un po' la vita di San Benedetto e il suo passaggio a Roiate. In particolare questo raffigura la somministrazione di questo liquido prodigioso, miracoloso, che viene fuori da questo masso in occasioni di eventi calamitosi e fu usato quasi come un viatico per i malati, per gli infermi, per i moribondi. Questo alle mie spalle raffigura il famoso miracolo di San Benedetto che dice a Mauro di andare a salvare Placido che stava annegando nel lago. Benedetto quasi intravede Placido che annega e avvisa Mauro di andare a salvare questo suo confratello. Mauro corre in aiuto di Placido e narra Gregorio Magno, che è il più famoso biografo di San Benedetto Abate, che nell'atto di salvare Placido che stava annegando, Mauro cammina sull'acqua, arriva il confratello monaco senza rendersi conto di camminare sull'acqua. Dal punto di vista simbolico e mitico ci sono diversi tipi di acque, l'acqua piovana che viene dal cielo, quindi è legata almeno nella nostra civiltà occidentale o mediterranea a un grande padre, a un grande dio. Poi c'è l'acqua che scaturisce dalla roccia, cioè dalla montagna, dalla grotta e lì assume
dei caratteri femminili, spesso legata a una divinità femminile. Ci sono questi aspetti della grotta e della montagna come legati profondamente alla dimensione femminile e primordiale, diciamo, della nascita anche dell'uomo sulla Terra e degli inizi dell'universo e del cosmo. Per prendere un esempio, nel territorio della Valle dell'Aniene è molto importante il santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Don Angelo, console parroco di Bellegra, con la compagnia qui ogni anno veniamo pellegrinaggio a piedi. Faccio parte della compagnia della Maddalena di Alatri. Veniamo da una piccola frazione nel comune di Serrone, siamo quindi di La Forma. Evviva la Santissima Trinità! Evviva Sant'Anna! Evviva San Cristo! Evviva San Cristo! I pellegrini per procurarsi l'acqua devono aspettare che tornassero da Cappadocia, dove c'era un fontanile, andavano a prendere l'acqua, altrimenti raccoglievano questa acqua lì sotto le rocce e riempivano le borracce, devono bere così. E quest'acqua, tra l'altro, appunto, essendo acqua che nasceva sotto le rocce del santuario, era acqua santa. Sono compagnie per noi della Fiaceria, compagnie tantissime ancora oggi che vengono dall'Abruzzo, quindi dalla Piana del Fucino, eccetera, dal Reatino, e compagnie che vengono dalla Medievale dell'Aniene. L'acqua nel santuario era acqua benedetta, per cui berla ti trasformava, certo, ti rigenerava, e nello stesso tempo lo riportavano come acqua, diciamo così, miracolosa ai malati, e lo riportavano dentro delle bottigliette. Questo santuario possiede una serie di caratteristiche orografiche. Si apre in una grotta su una montagna spaccata, che è il Montautore. Al di sotto del santuario nasce il fiume Sembrivio, quindi è collocata nel cuore dei Monti Simbruini, che sono una riserva idrica, quasi forse la più grossa riserva idrica europea. Nella leggenda di fondazione, quella cosiddetta colta, San Michele Arcangelo, nell'uccidere il drago che infestava la zona, fa scaturire l'acqua da quella zona che prima era un deserto. Il fiume Sembrivio nasce proprio sotto al santuario, in un'enorme cavità carsica, e percorre la valle dove si trova il paese di Valle Pietra. Più sotto Valle Pietra, in territorio comunacque, si butta nell'Aniene. Infatti l'acqua è centrale, diciamo, nei riti eseguiti nel pellegrinaggio della Santissima Trinità. Per esempio, i riti di Comparatico, con l'incrociare le dita dentro il fiume nell'andare verso il santuario, nel Sembrivio. Toccando l'acqua e recitando il credo nel fiume si diventava compari della Santissima. La Santissima Il rito più frequente, quello che tutti i pellegrini fanno al passaggio sul ponte, è il lancio del sasso nell'acqua. Questo si fa al rientro dopo aver visitato il santuario di Valle Pietra, praticamente tornando su nella città, e nel gettare il sasso si esprimono tre desideri. Tre perché comunque tre sono le persone divine, e il desiderio fondamentalmente è quello di tornare poi per l'anno successivo a visitare di nuovo il santuario. Sono le compagnie che vengono dalla Ciociaria, attraversano i monti all'altopiano d'Arcinazzo, scendono nel fiume Aniene. Ogni compagnia trasportava una croce a mo' di ex voto, insomma, e la piantavano in un punto. E lì, ogni volta che tornavano lì, sia all'arrivo che alla partenza, ponevano delle pietre. Se mi accetta la crocetta, Come una morta. la crocetta si chiama. E si butta i sassi quando Ma quella è una tradizione. È una tradizione, noi li chiamiamo i bersaglieri, no?
detto che era stato morto un bersagliere, per tradizione gli butti un sasso là. La tradizione popolare vuole che non si debba voltare mai le spalle alla Trinità, per cui per ogni ponte, anche nello stesso santuario, si entra in avanti, ma uscendo si esce a ritroso. Nel corso del lavoro di ricerca abbiamo trovato altri siti in altre parti d'Italia, e così per esempio in provincia di Messina, Fiume di Nisi. In tutti questi luoghi, tra l'altro è interessante che ci sono degli elementi, una costellazione diciamo simbolica e mitica simile. Ci sono leggende di fondazione da parte dei basiliani, tra virgolette, che sono questi monaci italo-greci. C'è questa montagna grande, c'è l'acqua che a fiotti esce dalla montagna e tra l'altro c'è anche un'altra caratteristica in tutti questi luoghi, è che la Santissima Trinità viene percepita al femminile e chiamata la Santissima. Roviano, a differenza di tanti comuni della Valle delle Aliene, andava al santuario di Valle Pietra per il culto di Sant'Anna, che è stato un culto di metà dell'Ottocento, mentre invece il culto per la Trinità è molto molto più antico. Nella fine dell'Ottocento crearono questa cappella dedicata a Sant'Anna, quindi la Madre di Maria. Chi non poteva andare, per esempio, alla festa della Trinità, perché se cadeva a maggio era nel pieno dei lavori in campagna, a giugno pure, si andava invece a luglio, alla fine del luglio. Quelli che andavano alla Trinità, per esempio, ripetevano il pellegrinaggio nella festa di San Lorenzo, in agosto. E io feci un'indagine negli anni 80, intervistando tantissimi pellegrini, i quali mi dicevano che erano andati a Sant'Anna, ma in realtà erano entrati nel santuario della Trinità e avevano ripetuto tutti i gesti, tutti i riti che si facevano per la Trinità. E loro erano convinti di essere andati a Sant'Anna, in realtà non entravano pure nella cappellina dove sta la Santa. E qualcuno addirittura ha creduto, quello che già studiavano Brelic, Dinole e altri, che loro erano andati a pregare Mariglia. Santuario della Trinità c'era sicuramente un santuario dedicato a qualche divinità fluviale. Tra gli oggetti popolari legati alla fede della gente c'è quella piccola acquasentiera che ho trovato proprio ancora in situ in una camera da letto di una vecchia casa contadina nel centro storico. Qui era usanza delle donne mettessero a fianco del letto un'acqua santiera con l'acqua benedetta che di solito prendevano a Pasqua. Il Sabato Santo c'era la benedizione dell'acqua e del fuoco, quindi si metteva un grosso caldaio nel quale si metteva quest'acqua. Molte famiglie andavano là con dei secchielli, se la portavano a casa da bere poi la mattina di Pasqua, prima di fare colazione, bevono quest'acqua. Poi ci sono le acque che sorgono dalla terra, dal profondo della terra, e che anche esse spesso sono anche acque sulfuree, per esempio, e lì hanno poi dei significati anche particolari. Quindi un significato che le lega in modo particolare più che alla nascita, alla morte, quindi al mondo degli inferi, all'Ade dei defunti. Ho esplorato il mondo del rapporto uomo
religione, uomo, riti, con l'acqua in modo particolare. Ho potuto scoprire due realtà molto molto interessanti. La prima è quella legata al rito della passata del bambino in località San Giovanni dell'Acqua, tra Ienne e Subiaco, e un rito antichissimo, un rito che si praticava già in epoca greco-romana, in un mondo pre-cristiano, serviva per curare l'ernia. I bambini erniosi venivano fatti passare in un albero spaccato a metà per tre volte. C'erano compari e comari che aiutavano la famiglia in questa operazione, e la frase che qui da noi esisteva per questo rito magico era quella: te con ma, ti do un figlio pagano e tu me lo fai cristiano. E lei rispondeva: te con ma, tu mi hai dato un figlio pagano, io te l'ho fatto cristiano. E poi si recitava il credo come stessero veramente a ribattezzare il bambino. Questo albero veniva ricucito affinché non seccasse. Se si seccava, la grazia non arrivava e bisognava ripetere l'anno successivo la stessa operazione sotto la protezione di San Giovanni Battista. Il luogo è più noto come San Giovanni dell'Acqua, che lì San Benedetto andò con un colpo di bastone a colpire una roccia per far scaturire quest'acqua e soddisfare le esigenze della locale comunità monastica. È un'acqua ritenuta miracolosa perché di origine non naturale. Infine ricordiamo questo rapporto uomo-acqua citando l'esempio di Cineto Romano. Cineto Romano ha come protettrice Sant'Agata, e lì vi era, vi è tuttora ma non più utilizzata, la fonte lattiera. Quando le mamme, le puerpere, andavano in questa fonte a prelevare l'acqua per avere abbondanza di latte per i propri figli. Anche questo mondo rituale chiaramente sta scemando, sta venendo meno, per cui rimane il ricordo come a San Giovanni dell'Acqua e come a Cineto. La cultura, la trasmissione orale, l'esempio degli anziani costituiva un punto di riferimento per la comunità, per i giovani che praticavano e continuavano a praticare questi riti. Va sottolineata la vita culturale dell'acqua. I luoghi dell'acqua costituiscono dei momenti in cui si aggregano le persone, per esempio le donne che si incontrano a lavare i panni insieme, pellegrinaggi, luoghi di culto, sono occasioni di relazione e di scambio di notizie che riguardano le diverse comunità, ma anche di scambio di prodotti o di vendita di animali. L'acqua è sempre un po' al centro delle relazioni umane, dello sviluppo, diciamo, della comunicazione comunitaria ed extracomunitaria. L'attività fluviale è iniziata nel 79, quindi stiamo parlando più di 30 anni. E abbiamo iniziato con l'attività canoistica, poi nel giro di un po' di tempo si è trasformata e è prevalentemente attività
dedicata alla navigazione di massa con i raftini, creando un flusso di turismo dedicato specifico per questa cosa. E è diventato più facile scendere il fiume, perché con un gommone basta una guida esperta, per il resto l'equipaggio si può comporre al momento. Quindi si è capito che il fiume poteva essere navigabile. Questa era la vecchia zona industriale di Subiaco, erano attivate le macchine che funzionavano con la forza dell'acqua. Quindi qua c'era prima un mulino, c'era una rameria, una conceria, una ferriera. In passato il fiume veniva considerato un modo per smaltire i rifiuti. Non c'era una normativa severa, non c'era il depuratore del comune, quindi le fogne scaricavano direttamente nel fiume. La cartiera, con i prodotti chimici che venivano utilizzati per la carta, certamente inquinava il fiume. Queste cose non succedono più. Le persone che vedono questo movimento turistico sul fiume si sono resi conto che è una risorsa per tutti. Quando arriva il turismo, arriva il benessere per tutti. Quindi c'è la massima attenzione dei cittadini a rispettare ed amare il fiume. Sei tu che comandi! Oh! Sta a fare le riprese! Zitti! Show! La vita qui si svolgeva, quando eravamo bambini, si svolgeva in maniera molto libera, non c'erano pericoli. Nelle case stesse le porte avevano la chiave inserita nella toppa. Oggi si mettono cancelli, doppie serrature, porte blindate, ma prima le porte avevano la chiave, noi diciamo, in faccia, e c'era una serenità, una libertà enorme. Più tardi ho scoperto che quei luoghi erano la mia Amazzonia, con la cascata, con il rumore del fiume, con lo specchio dell'acqua che è stagnante, che permetteva il bagno ai bambini più impauriti o meno pronti. Noi andavamo pure a farci il bagno, allora c'avevamo un rio, ci stava un cioppone di sarce tagliato e lo chiamavamo il cioppolito. E là tutti i ragazzi, solamente gli uomini, tutti però, i giorni, tutti gli uomini, stavamo sempre lì a fare sto bagno. Io c'avevo 6 anni, in 4 ragazzi più grossi mi hanno pigliato. M'hanno 1, 2, 3, m'hanno tirato su, sono riescato a mettere su pulito. I ragazzi sfruttavano il treno che collegava Mandela con Subiaco. Era il treno a vapore, da noi si chiamava il Cicchefù. Però siccome poi a Roviano il treno rallentava, i ragazzi si tenevano dietro e si venivano a trasportare fino a una località che si chiama l'Acqua Zorfa. Anche qui ci sono delle sorgenti di acqua solfurea. Quindi si racconta, per esempio, negli anni 30, questo treno si fermò. I capitreni lo sapevano che questi ragazzi si attaccavano lì dietro. Scesero e obbligarono questa volta tutti questi ragazzi ad andare a fare la legna, perché era finita la legna. Questi fecero la legna e che fu ripartì, il treno ripartì e loro poi andarono in bagno. E andavamo lì, e lì andavano pure gli oblati Maria Immacolata, circa 200 studenti che studiavano, capito? Venivano in villeggiatura qua. Quando hanno costruito questo convento, quindi alla fine dell'Ottocento, fino agli anni 70 che l'hanno abbandonato, tutti gli anni veniva, come dire, invaso da questi studenti che venivano da tutto il mondo. Erano giovani, quindi non erano ancora sacerdoti. Con questi ragazzi americani, filippini, africani, polacchi, tedeschi, francesi, ci fecero mangiare le popcorn e ci insegnarono a giocare pallacanestro, al football americano, quindi noi, al baseball, ma soprattutto ci insegnavano pure a nuotare. Oh pescador dell'onda, mi pesca il mio anellino. Le ragazze prendevano loro l'iniziativa di andare a prendere l'acqua alla fontana, in genere verso il tramonto. E dice: mamma, ma vado a pigliare l'acqua perché qua è finita.
Alle volte votavano appositamente per poter avere il permesso di andare alla fontana a prendere l'acqua. Si mettevano già d'accordo con l'amoroso, e per cui si nascondevano là. I ragazzi poi facevano questo gioco. Quando la conca o il secchio era pieno, lo vuotavano, in modo che si allungasse la sosta con l'amorosa. Dove ce lo daremo solo un bacin d'amore. Inverno, la stagione invernale, era molto dura per i contadini che dovevano lottare con il rigido clima, pur continuando a lavorare nei campi. Era il momento della raccolta delle olive e della produzione dell'olio. Il canto di un uccello, il cuculo, è il segno per i contadini dell'arrivo della primavera. Con l'arrivo della bella stagione è il momento di raccogliere uno dei prodotti più importanti dell'annata, il grano. In autunno la natura sembra addormentarsi, per il contadino è ancora tempo di lavorare, per esempio bisogna... L'inverno si pulivano i terreni, no? Poi quando era la metà di gennaio, la fine di gennaio, si cominciava a mancare tutti i terreni. Mio padre, per esempio, pigliava un giorno i buoi e c'aveva 5-6 pezzi di terreno, no? E quel giorno si doveva seminare tutti quei pezzi di terreno. Vicino al fiume, per esempio, che era terrinella leggera, si mettevano i fagioli con gli occhi. I fagioli con gli occhi, perché la terra era per quel... Per quei fagioli là, i fagioli si cominciavano a raccogliere subito, man mano anche freschi uno se li mangiava. Poi facevamo seccata dalla pianta, poi si mettevano, li portavamo alle case e si battevano per terra i fagioli, quelli che servivano. A novembre si coglieva la melica, no? La saccina. Ci avevamo le scope e poi le portavamo... Alla Fiera Venti. Le portavamo a Subiaca la fiera col somaro per vendere scope. Però si doveva fare con la luna perché sennò la scopa non durava bene. Le portavamo a Nespolo, ogni scopa ti davano 5 kg di castagne a cambio. 5 kg di castagne portano a Nespolo, cammina. Poi se si spaventava il somaro te le rompeva tutte qua. L'acqua, soprattutto nel periodo estivo, scarseggiava, quindi era contesa dai contadini, i quali dai fossi, ognuno faceva delle piccole parate, li chiamavano dei piccoli sbarramenti, e se le tagliava nei propri terreni. E lì molte erano le liti, le guerre, i giudici conciliatori avevano da fare quasi tutte le settimane cause che si facevano per aver litigato per prendersi l'acqua, quando non arrivavano proprio le vie di fatto con le botte e con i coltelli. E allora molti andavano di notte ad annaffiare e utilizzando questi cocchi. Ma non c'erano niente, né pompe né niente, c'erano questi arigli cocchi, noi chiamiamo i cocchi. Sì, sì. I cocchi. Per annaffiare. Pigliavo l'acqua dal canale, dai fossi, e la buttavo sul terreno. La spannevi così. E come? Un barattolo da 5 kg. Se ci metteva, se scopriva sopra, se ci metteva un bastone di un paio di metri. E poi col cocchio pigliavi l'acqua e la buttavi lì al canaletto, al fosso. Allora c'erano due modi per annaffiare. C'era il modo a corona, nel senso che prendono l'acqua dal fosso, lo lanciavano molto in alto e l'acqua scendeva rodeando a corona pioggia. Oppure anzulegato, cioè lo prendevano e la buttavano dentro i solchi, se erano prodotti più grandi, che sono granduco, pomodori. C'è anche un altro aspetto dell'acqua, è che, come sottolinea Vito Teti, la stessa acqua ha dimensioni contemporaneamente benefiche e malefiche, salvifiche o nocive, vivificanti e mortifere. Andava fuori fiume, andava alla Viena, lo chiamavano, straarrivava. L'acqua è anche importante per uso produttivo. Pensiamo ai mulini ad acqua, ci sono i mulini a vento, ma ci sono i mulini ad acqua, ma i mulini, i frantoi, le mole,
tutti quegli edifici, diciamo, industriali, insomma, proto-industriali, che si alimentavano con l'acqua. Pensiamo alla cartiera di Subiaco, rimanendo così sul nostro territorio. Possiamo pensare a frantoi per l'olio, a mole per la farina. Tutto il territorio era pieno di mole e l'acqua dell'Aniene e l'acqua dei fiumi degli affluenti all'Aniene era fondamentale per far camminare le macine. C'è una mola che si trova sul fiume Aniene proprio in territorio di Ienne, e questa mola ancora oggi c'è il cunicolo, il canale che prende l'acqua dal fiume e lo portava dentro la mola. Erano tre sorelle, va e tu me lo dirai, io te lo dirò. Le mole avevano un'importanza capitale per quanto riguarda la vita, l'alimentazione, soprattutto dei contadini, perché servivano per produrre, per ricavare dal grano la farina di grano, che era un bene prezioso, e la farina del Gran Turco, che invece serviva per tutti i giorni, perché tutti i giorni c'era la polenta, tutti i giorni c'era la pizza del Gran Turco. Ad Arsoli ce n'erano giù alle molette, c'era una che si chiamava la Mola del Regno, era una mola nella quale confluiva i contadini di Auricola, di Rocca dei Botte, di Camerata Nuova, che portavano il grano a macinare qua ad Arsoli. Noi facevamo parte dello Stato Pontificio e il resto dell'Abruzzo invece faceva parte del Regno delle Due Sicilie. Molto anziane, fino a qualche anno fa, ancora quando dovevano andare in Abruzzo dicevano vado al Regno. La valle dell'Aniene, tanto che i terreni, molti ancora oggi, vengono chiamati cannavine, appunto da canapine. La canapa si seminava verso maggio e poi si raccoglieva verso agosto, settembre. Di settembre, tu la devi raccogliere di settembre, con il sole cuocete molto. Non dovevi raccogliere di settembre. E poi la metti a levare all'acqua, di settembre si alleva, quando erano le feste di settembre si alleva la canapa. Mamma, noi ci siamo qui là. Mamma l'ha fatta, Ma l'ha fatta pure. L'ha fatta mamma mia. A settembre c'era me. A strega quelli cose, mamma. Facevano tutte le famiglie, tutti quanti. Tutte le famiglie facevano quel lavoro. Tutti. Tutte le famiglie mettevano un pezzettino di canapa. Però ci sono i terreni che la facevano questa canapa, i terreni no. L'acqua era fondamentale perché i terreni appunto devono essere molto umidi. Ecco perché la coltivazione avveniva soprattutto nelle cannavine, cioè in questi terreni prossimi ai fiumi. 6 febbraio 1980. Intervista a Crialesi Anna Roviano. Allora, io sì, volevo sentire un po' la lavorazione della canapa dall'inizio, però. Dall'inizio, eh. Come si seminava? Con le mano, si seminava al terreno. Proprio come il grano? Come il grano, grano. Come il grano si seminava, perché era tutto bello spianato, no? E allora quando che andavi là, bottevi come il grano. Poi si ricaveva la canna femmina con quella maschia. Quella femmina si faceva prima, poi la portavamo all'Euria, erano chiamate all'Euria, all'acqua.
Che erano i fossi che stava la pianura? Sì. Allora là si ci metteva sta canova, si metteva sotto e si ci teneva una diecina di giorni. Poi si andava a vedere se era fatta, allora venivano tutte in fila, era diventata tutta canova. Okay. Era diventata tutta tela, insomma tutta canova per fare la tela era diventata. Mettevano questi fasci, li mettevano dentro l'acqua, li incrociavano, facevano delle cataste, poi li fermavano con dei sassi. Queste cataste di canova dovevano essere però continuamente mosse, smosse. Questo è il lavoro che facevano le donne e era un lavoro in grado perché insomma doveva entrare dentro il fiume, dentro i fossi, con l'acqua gli arrivava fino a volte al petto, alla gola, eccetera. E con le sanguisughe, le mignatte, chiamavano, che spesso si attaccava ai piedi di queste donne. Quando arrivava al petto l'acqua? Quando? Quando pioveva tanto, l'acqua arrivava qua. Quando si andavano? A ricacciare questa canna, arrivava alla vita. Ci spogliamo, che mettiamo un vestito solo, tutte nude, ma stai zitta figlia mia, ma la vita di prima, per carità. A piedi nudi. A piedi nudi proprio, adesso ci sono i stivali, ma allora stavamo proprio nude. E 100 lire io te le do, e all'America no, no, no. Una volta che asciugata si trasportavano nelle cantine, pure nelle aie delle case, dove iniziava il lavoro della gramolatura. Battevano, tagliavano, tritavano questi cannelli, questi della canava, fino a far uscire, a cominciare a far uscire il filo della canava. La raccoglievano poi e venivano, facevano i malloni, chiamavano i malloni. Prendevano comunque questi malloni di canava e li pettinavano nei pettini di ferro. Finavano le donne le filavano nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, tutto l'inverno a casa, quindi loro filavano, fuso, si riempiva di canapa, quando arrivava a terra staccavano e avevano fatto un fuso di canapa. C'era in paese una signora che faceva l'ordito, preparavano i tessuti, diciamo, per portarli a Subiaco, dove c'erano le donne con i telai. C'erano i telai a Subiaco era proprio del mestiere. C'erano le telaie e facevamo questa tela. Ma sul Piago ogni due o tre famiglie c'erano telaie. Ci vivevano con quel mestiere là, queste povere donne, no? Era fatica, sa? E poi non solo era fatica, ma stavano in cantina buttate, lì c'era freddo. Alle cantine c'è freddo. Una volta tessuto pure, andavano sul Piago, riprendevano queste pezze dei tessuti che potevano servire o per fare dei prodotti raffinati, diciamo, per esempio quella un rotolo di canapa raffinato, che veniva data alle donne quando andavano in sposa, faceva parte del corredo. Quello per esempio era un rotolo di canapa che apparteneva al corredo della mia nonna. E con quel tipo di canapa però ci facevano le sottovesti, ci facevano le camicie anche degli uomini, ci facevano i lenzuoli, ci facevano anche a volte delle tovaglie, no? E facevano le cose più di pregio. E mo se compri la roba sta bene fatta. Ci stanno che belle lenzuoli fiorati e fiori, tutti belli fini fini. Allora per lavare quelli ci volevano un fegato, signori. Per lavare quelle lenzuola erano tre teli così, tre teli, cuciti. Ma per lavarle ci voleva la mano di Dio. Pesavano. Invece ci hanno queste belle lenzuolette leggere, leggere, una bellezza. Schiaffano la lavatrice e camminano. La canapa meno, diciamo così, tessuta bene, serviva per fare le sacche, per raccogliere l'oliva, per metterci il grano, per fare gli strofinacci, per fare, diciamo, dei tessuti da cucina pure meno importanti. Andavamo a lavare i panni, andavamo giù a fiume. Poi da fiume ritornavo su con tutti i panni in testa, senza macchine, senza niente. E poi quando lavavi, bisogna che tu aspetti quello che stai avanti a te. Quello che stai avanti ti schiarì i panni. E quello sta dietro bisogna aspettare quello che finisceva quella. La sorgente si chiamava. Al ponte d'Andicoli, al ponte d'Andicoli. Noi la chiamavamo la sorgente, ci stava una vasca per terra, sotto i sassi. Allora ci stavano tante femmine, se ti toccava la pietra lavavi, se no bisognava ir a fiume a lavare. A fiume pure ci stavano un po' di pietre per lavare. A ricordo i panni da fiume che riportano a bagnare. Si preparava la mattina per far preparare il bucato. E allora mamma faceva, di là dobbiamo fare il bucato, perché poi dobbiamo caricare al somaro e portarlo giù al ponte d'Andicoli. Allora mamma aveva un canestro così grande, alto così, un canestro fatto di canne, no?
E c'era una caldaia grossa, una caldaia che ci faceva bollire l'acqua, con la cenere pronta tutto, no? Prima lo facevano al fosso, là sulle pietre del fosso, qua su al fosso della femmina morta, oppure sotto il castello. E quindi la portavano la biancheria la lavavano su queste pietre, poi la componevano dentro dei caldai con la cenere, eccetera, facevano il bucato. Metteva un po' di panni e poi l'acqua bollente con la cenere che bolliva, no, che preparava, usciva fuori l'acqua pulita, e faceva riempire tutto sto canestro dei panni, ma era così grande il canestro. Si risciacquavano nuovamente e poi per asciugarla la distendevano sull'erba dei prati e dei terreni vicini. Ma chi c'è verso mare, quando vabbè, chi non c'è verso mare se lo doveva ancora là. Destra. Portarla su e giù, questo non si faceva. L'acqua non c'era niente. E il bucato si faceva. Poi si riportava su questo mare, si stendeva la roba. 2,25. E il bucato era. Veniva un po' giallo, non è che si era cenere, con la cenere. Era cenere. Sulla Ucata c'è una bellissima leggenda nel vicino paese qui di Roviano che si chiama Arsoli. Sta in una località che si chiama Pietralisce, sta lungo il fosso Bagnatore. Si dice, si racconta che a Pasqua una donna, guarda caso si chiamava Domenica, con il marito Pasquale, andò a fare il bucato invece di riposarsi e santificare le feste. Una signora per strada gli disse: ma dove vai a Pasqua? Non si lavora. E questo mi rispose dicendo: Pasqua o Pasquarella, io ad aia resciacquà la ucatella. E se ne andò nel fosso insieme al marito Pasquale, che era pastore. Però non fece in tempo arrivare il fosso che fulmini a ciel sereno pietrificarono la donna. E infatti in quel fosso ci sono delle pietre, pinnacoli molto alte di calcare, una è una vaga rassomiglianza con in testa una specie di cesto, eccetera, di bagnarola, e poi un po' più vicino c'è una pietra che somiglia, diciamo, l'hanno fatta somigliare al pastore, e più in basso il cane pastore. Praticamente lei era stata punita perché a Pasqua era andata a sciacquare questo bucato invece di riposarsi e santificare tutte le feste. E per me il fiume si facevano patate, fagioli, grandurco, le cipolle, le patate, le verdure, quello che serviva, tutto quanto si metteva. La maggior parte erano i fagioli. Quello che serviva per la famiglia era tutto seminato in campagna, tutto. Non si comprava niente. A Roviano non c'era un fruttarolo allora. Dopo la guerra è cominciato a uscire queste cose qua. Però tenia sempre la casa piena, fagioli, zucchine, patate. Non te la immagini quello che c'avevo. Non tenevo più niente, io quando vado a comprare qualche cosa, me lo ricordo. Quando vado a comprare fagioli, me lo ricordo, 10 volte quando li soccorso. E questa è la miseria che ci sta mo però. No, prima, perché prima mangiavamo e bevevamo a lavorare, però tenevamo tutto. E prima compravamo con quello. C'era un detto qui nella valle che i signori mangiavano di bianco e i contadini mangiavano di giallo. Cioè i contadini mangiavano soprattutto polenta e pizze fatte con il granturco. Raramente mangiavano la pasta asciutta, giusto qualche festa, la polenta che spianavano, appunto stendevano sulla tavola, oppure i frascaregli, che è un impasto di farina e acqua. Tu prendi una pentola, prendi la farina, e vabbè no, ci vuole un po' di abilità, ci vuole. Madre che lo grano è fatto, padrone che c'è l'osso.
roba fatta in casa. Potrei imbastare un po' di strozzapreti, solo acqua e farina e sale. L'acqua è pura a tutti gli effetti. Non è inquinata perché viene da sorgente su proprio dalla montagna. Quest'estate la sera la toglievano, l'acqua era un macello perché non ha piovuto. E allora i serbatoi erano un po'... Io praticamente ho pure i pozzi, ma io senza non ci sono rimasta mai perché stando bassa a me non mi è mancata mai. La cucina contadina era ricca di oggetti che servivano per cucinare. Tutti insieme li definivano con una parola, gli imbicci. Tanto che c'era un oggetto fatto di tavole inchiodate, eccetera, con dei chiodi, che si chiama proprio attaccambici. Ogni cucina aveva questo attaccambici dove mettevano dai coperchi alle pentoline, alle pentole, ai cuccumi, li chiamavano quelli per il caffè, i zicchitti, che erano i secchielli quando prende il latte oppure per mangiare, insomma era diciamo, una specie di dispensa a cielo aperto. L'acqua era fondamentale pure per lavare gli imbici, utilizzavano delle pezze, di solito si usava la cenere lo usavano sempre per pulire, sgrassare. E poi una volta puliti questi imbici, questa acqua molto spesso veniva utilizzata per fare il pastone ai maiali. Nella casa contadina l'acqua entrava attraverso la conca, le ragazze e le donne andavano alla fontana a prenderla fuori dal paese. Gli acquedotti andavano a Roma. A Roviano, per esempio, l'acqua è arrivata verso la fine degli anni 20. Quando noi diciamo arrivata, significavano era arrivata in un punto del paese dove c'era magari una fontana. E lì solamente le famiglie benestanti potevano permettersi di fare il collegamento a casa con un impianto idrico. La gente fino all'ultima guerra andava a prendere l'acqua alle fontane, ma anche pure negli anni 50. C'è una foto dove c'è la Pischera, dove là c'è ancora, alla fine degli anni 50, le persone facevano una fila lì con le bagnarole, con le conche, con i secchi per prendere l'acqua e portarla a casa. La tavola da cucina era fondamentale perché nella tavola che si chiama spinatura le donne praticamente ammassavano sia la pasta asciutta che però la utilizzavano poi per mangiare. Una volta finito l'impasto, una volta tagliata la pasta, una volta buttata nel paiuolo per la cottura, la pulivano, rigiravano la spinatoria e lì poi versavano tutta la pasta asciutta. Perché prima nella famiglia contadina si mangiava tutti insieme e tutti nella stessa tavola. Qualsiasi lavoro uno fa, se non lo fa con la passione, è inutile farlo, no? E questi sono i famosi strozzapreti. In modo passato alla farina così che non si appiccicano uno con l'altro. Rimangono ben separati. È chiaro che lì a tavola era tutta una battaglia. No, perché le famiglie allora erano numerose, le famiglie patriarcali erano pure 10-12 persone dentro la cucina. Noi lavoriamo le trote, che è un'altra specialità nostra. Il marito ce le mette vive, le va a prendere a un laghetto più grosso, diciamo, le mette dentro il laghetto nostro che abbiamo di là in giardino e poi al momento ogni mattina, ogni giorno, le prende col retino. L'acqua noi ce l'abbiamo le sorgenti proprio qui ad Azzoli, che sono accaduta, non è tirata con le pompe, ok, proprio le sorgenti che stanno su.
sta pronto per mangiare. In mezzo al fiume ci stavano i ciuffi dell'erba che facevano così, no? Io piavo questi ciuffi d'erba, se bollitavano questo bastone, se bollitavano, facevano un ciuffo così, tiravo 7, 8, 10 gamberi, venivano con i gamberi, le rovelle, quelle rovellette piccolette. E le rande si facevano col sugo, Fritto dorato, ancora adesso esistono, ancora adesso. Sono tutti di rospi. Se vuoi la trattoria, ancora quelle, tante volte, se vuoi la rana. Sono quelle coltivate però. Una volta stava a pesca, cucchiaino, ho buttato il cucchiaino, la prima volta, la seconda, la terza volta si è agganciata una droga. Io non so se facciamo ragazzi, che faceva 4-5 kg, c'era una bocca così. Prevede occupazione per quanto riguarda la viticoltura e l'olivicoltura. C'avevamo pure non solo la roba, il granduco, c'avevamo pure la vigna in mezzo alle cose, gli alberi, no? Gli alberi con le viti, no? 4-5 viti, 3 viti ogni albero e se posava. Poi si mangiava in cantina, si faceva il vino e veniva conservato nelle botti oppure addirittura qualcuno lo conservava in piedi, cioè nei bigonci. Nei bigonci si faceva soprattutto l'acquato. I raspi e i grappoli delle schiacciati e le vinacce le prendevano e le mettevano dentro un bigoncio riempito d'acqua. Poi, dopo pochi giorni, è chiaro che l'acqua si insaporiva dell'uva e lo chiamavano acquato. Lo portavano, per esempio, in campagna per bere. Invece di bere l'acqua, bevevano l'acquato, quando ce l'avevano era meglio. Lo davano anche, diciamo, una specie di iniziazione ai bambini. Cioè, loro cominciavano prima di avvicinarsi a bere il vino, dovevano prima bere l'acquato. Con le cupelle veniva trasportato il vino e anche l'acqua in campagna per dar da bere ai braccianti e ai contadini. E la cupella o cupellitto, come quell'oggetto piccolo che sta in vetrina qui, si inseriva una cannula, cioè un caniglio, che doveva servire a far bere i contadini. Questi tra di loro si contavano i glu, cioè per evitare che qualcuno bevesse più dell'altro, quando prendevano la cupella, se la portavano verso la bocca e contavano i glu, perché il vino cadeva in bocca attraverso la gola, si muoveva lì nella parte del gozzo e quindi contavano 1, 2, 3, secondo quando avevano stabilito, se bevevano 5 glu, 10 clou, c'è stato uno, passava all'altro. C'è stato un periodo durante la guerra che qualche famiglia a Roviano, quelle famiglie più povere, sono dovuto mangiare pure la saggina. Ma si macinava, faceva una cosa nera, insomma, una specie di rossa, tra nero e rosso. Se facevano la pizza e mangiavano, che fa? E c'ho una fame che mi mangeria e la trippa tua fritta con l'ova. In tempo di guerra, anche se era di grandurco la roba, no? Si è mangiato tutto, erano la polenta, la pizza di grandurco. Erano da signore a mangiarsi la roba, buona, la pizza con la verdura, tutto quanto in campagna.